ricordati del sale e cura le dosi. Ciao Pietro! Oh, la fornarina! Pietrino mi devi chiamare Pietrino, già te lo dissi 100 volte! Lo so, ma mi pare male! Io sono Pietrino per tutti e Pietrino voglio essere pure per te, specialmente per te. È vero. E allora, com'è andato il lavoro oggi? L'ultramaglio, come fu? Pesante. È sempre la stessa cosa. L'unica differenza sta nelle quantità di farina da mettere alla pizza o il lievito. Ma sa la verità, per me questo è diventato veramente troppo pesante, troppo pesante. Figlia mia, è la vita che accostina, la vita che a volte è pesante, e a volte è bella, come lo mare, certe volte è brutto, onivoro, arrabbiato, certe volte è calmo, tranquillo, sereno. Che ne pensi, tu che dici? Ma io ne scivo e qui scivo e qua, lo vedo senza tagliare, per me è sempre tutto uguale. No, 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 non è tutto uguale. Talia, attentamente, ascolta lo mare, vire soccutrice. Lo mare cancia, lo mare canta. Lo vedi quando c'è la risacca dolce dolce, le onde che sbattono contro le scoglie, sempre le stesse, sempre uguali, però sempre diverse, cantano, contano la storia, perché lo mare sape tante storie, lo mare aveva memoria, il mare si ricorda di tutto. E poi c'è lo venticello del mare che ti arriva tra la faccia e ti sbatte tra la faccia e ti sconza tutte le capite. Figlia mia, tu la sapete tagliare, tu ci apparrare con il mare, la sapete attentare. Poi la sapete sentire con l'occhio, con la ricchia, pure con il naso, pure con la lingua, con la punta della lingua, quando lo sente, lo sa pure salato e dolce del mare. Il mare è un padre, sai? Il mare è padre di tutte le marinare. Mi auguriamo del mare, arriviamo, partiamo per il mare. Il mare ti aiuta, te lo consiglia, il mare ti fa crescere. Il mare ti può fare diventare grande, adulto. Ma non capisci che tu che ti stai dicendo? Incredibile, non ci avevo mai pensato. Io, sempre prigioniera dentro quelle quattro mura. Il senso di libertà.
Mi scusi? Sì. Ha per caso visto Pietro? Chi, scusi? Pietrino, volevo dire. Mi dispiace, ma non conosco nessuno con questo nome. Ma come? Era seduto qui anche ieri, su questa sedia. Sulla sua sedia. Ma è sicura? Lavoro qui da un mese, ma non ho mai visto nessuno qui. Mi dispiace.